Ben ritrovati a questo appuntamento con Spritz, un cocktail che vi porterà informazioni, notizie e attualità. I nostri fari oggi sono puntati su un avvenimento avvenuto, un gioco di parole, ma ci sta, pochi giorni fa con la manifestazione tenutasi a Bergamo con la sfilata della metà Quaresima. Metà Quaresima che è stato un po' il simbolo per anni, dopo 100 anni, una coda del carnevale che anticipa poi naturalmente l'avvento della Santa Pasqua. Protagonista di questa sfilata, ma soprattutto di sfilate importanti, un artista con la A maiuscola, come è stato definito da grandi protagonisti del mondo del teatro, Massimo Navone, che lo ha definito artista per eccellenza, colui che con le sue creazioni, maschere, costumi, riesce a volte a dare la sensazione di vivere l'emozione di Venezia, un carnevale storico che naturalmente ha influenzato anche la nostra città. È anche un motivo oggi per incontrare questo artista, in quanto 40 anni sulla scena, e per questo vogliamo rendergli omaggio e con lui rivivere alcuni passi della sua lunga storia fatta di arte, di sofferenze, di gioie, di dolori, come sono tutte le professioni artistiche. Quindi do il benvenuto a Franz Cancelli, se vuoi mostrarti nel tuo splendore dei Purtroppo tuoi 85 anni. No, non ancora compiuti. scherzando, grazie Franz per essere venuto. Naturalmente sei un personaggio noto per i tuoi fantastici costumi, ma che tanti dicono che non si rifanno ad altri costumi, No, hanno c'è una una loro cosa. genesi, hanno un loro significato particolare. Allora, diciamo che sono più maschere da teatro e sono nate con questa funzione. Poi, anche se in realtà sono nate per partecipare ai primi carnevali di Venezia, ma per gioco, assolutamente per gioco. Poi, non so come mai, comunque mi sono distinto un pochino dagli altri, perché ho cercato comunque di fare un'espressione mia. E questa differenza è stata notata. E poi ho finito per usare la maschera non solo per il carnevale, ma anche per altre manifestazioni che sono state la danza, il teatro, l'opera. Quindi recuperare la maschera come significato artistico, fine a se stessa. Perché se prendiamo conto anche in Asia, in Africa, in America, la maschera anche nel passato aveva varie funzioni, ma non di carnevale. Ma addirittura gli antichi Egizi o anche Micene, la maschera funebre, la maschera come ritratto e soprattutto la maschera nel teatro. Perché poi la maschera, passando da individuo a individuo, per esempio da Pulcinella, Pulcinella in qualche modo chi la impersona può morire, ma la maschera continua, quindi il personaggio c'è sempre. Io ho voluto un po' legare tutte queste cose in base anche a una cultura, diciamo, soprattutto teatrale, perché mi piace andare all'opera, a teatro e poi ho finito anche per collaborare. Di creare un'espressione diversa. Oltretutto, teniamo conto che Bergamo, in qualche modo, è una città delle maschere. Perché della commedia dell'arte abbiamo Arlecchino e Brighella, che sono già due personaggi, ma tutto parte dagli Zanni, dall'altra vallata, comunque, dei poveri bergamaschi del 400 che andavano o a Venezia o a Genova a fare i facchini. A Genova fecero una specie di consorzio, poi presi in giro sempre per il loro parlare molto elegante, morale, crearono una specie di associazione teatrale, improvvisavano. Da lì poi emigrarono anche all'estero e dalla leggenda, per esempio, lo Zanni che aveva la casacca bianca, rattoppata e nato Arlecchino, e questi personaggi hanno la commedia dell'arte, ha conquistato il mondo. E stranamente poi a Bergamo ci si è regrediti attorno alla figura del Gioppino, che va bene per carità, ma è una figura ottocentesca, ma della pianura. Ecco, vorrei innanzitutto chiederle come nasce questa sua 40 anni fa
ribadiamo, sono 40 anni che Franz Cancelli calca le scene dei teatri. E avevo già una certa età. Avevi già una certa età. 35, dai. Ma vorrei sapere come mai è nato in te questo desiderio di creare, perché tu stai creando delle maschere. Assolutamente, perché nel senso che io l'anno prima, per questioni di lavoro, con mio papà facciamo una scappata a Venezia il lunedì per vedere questo carnevale di cui si cominciava a mormorare, che fra l'altro i primi carnevali di Venezia ideati da Scaparro, che poi, con cui poi ho collaborato, erano i carnevali del teatro ed erano fatti per rilanciare una città che d'inverno non aveva turismo. Oltretutto stavano finendo gli anni di piombo, quindi la gente non scendeva in piazza. Il carnevale di Venezia fu forse un ritorno alla comunità. E ci fu questa, mio cognato, mia sorella, mia cugina, dai, andiamo giù che facciamo i filmini, facciamo le foto, perché allora io mi interessavo di video. Mia sorella e mia cugina fanno, vabbè, ma voi fotografate, ma noi cosa facciamo? Franz, tu che sei un po' creativo, fa delle maschere, creai delle cose così con cose fatte in casa. Orrende, eppure ci fotografarono. E una foto finì sul libro. L'anno dopo ne curai un po' di più, ci riprese la RAI, il terzo anno finimmo in un poster, non ci ho mai guadagnato niente, però forse mi sono accorto che poteva essere un modo nuovo di esprimersi. Soprattutto la cosa divertente è che imparai a farle su delle basi neutre, ma con materiale di recupero. Ecco, prima di passare alla tecnica di recupero vorrei che la regia mandasse in onda quel video inerente alla sua all'esperienza di Franz Cancelli a Venezia nel 2019. Franza, se vogliamo commentare queste immagini. Allora, adesso, diciamo, se vado a Venezia, vado, diciamo, anche con dei fotografi e creo un po' quello che voglio io. Nel senso che in passato mi ha lanciato, però sono stato anche molto strumentalizzato, nel senso che tu in piazza di San Marco sei di dominio pubblico. Quindi sono finiti su poster, cartoline, ma io non solo non ero nominato, ma gli altri ci hanno fatto i soldi. Per cui adesso vado, a spese mie per carità e tutto, però con persone e per cui fotografo dove voglio io e cosa voglio io. Poi vengono creati questi video, anche perché io ormai ho creato un'associazione che si chiama Masque Bergamasche in francese, perché viene dalla poesia di Verlaine, dove proprio si abbina la parola maschere a Bergamasque, perché per la cultura decadente europea, Bergamo è proprio vista come la capitale delle maschere. Teniamo conto che, per esempio, Arlecchino lo troviamo nell'opera lirica, lo troviamo in Goldoni, lo troviamo nei quadri a partire da Picasso. È un personaggio che ha conquistato tutto il mondo, ma non soltanto come maschera, ma anche come simbolo artistico. Poi, secondo me, Arlecchino, mi ci identifico, perché è un personaggio che è partito dalla miseria e ha conquistato il mondo. Sono quei bergamaschi, come è successo a me da bambino, che sono stati all'estero, ma quei bergamaschi che riescono a portare la nostra caratteristica all'estero, imparano qualcosa anche dall'estero e si sgrezzano e diventano dei diamanti. La punta più importante, secondo me, è Donizetti, che se rimaneva a Bergamo non diventava quel grande maestro. Si ha imparato poi, ha assorbito la musica francese, però poi l'ha resa con la sua anima bergamasca. Ecco, io amo questo aspetto di bergamaschi, quelli che sanno andare oltre i propri limiti, non quelli che si chiudono. Ma vediamo adesso le tue opere a Venezia, ma sono tutte tue, naturalmente,
Sono i personaggi che ti seguono nei tuoi spostamenti o sono persone che si prestano a... Allora, dipende anche un po' dalla disponibilità della giornata e tutto. C'è un certo numero di persone che mi seguono se disponibili, perché tutti o lavorano qualcosa. Teniamo conto che avevo anche 30 anni fa una compagnia di danza e tutto, che però è gente che nel tempo è invecchiata, si è sposata, ha avuto figli, quindi è un po' un gruppo aperto. Per cui poi ho avuto anche collaborazioni, per esempio, con compagnie francesi, però sono andato là con i costumi. Quindi è un po', non dico volontariato, ma quasi, però devi avere una certa disponibilità. Per curiosità, il costume che tu indossi fa riferimento a qualche personaggio o è Ma una io ho creato tendenza? dei costumi che creo un po', per 4 stagioni, chiamiamolo, nel senso che in base ma anche a teatro, penso che recentemente l'hanno usato per un concerto per la Luce di Lammermoor. In base alla necessità riesco a cambiarli, modificarli, Ma la adattarli. maschera era abbinata a questo costume? Questo l'ho messo alla metà quaresima. Poi dipende il colore delle maschere, ma sono costumi un po' anche questi aperti. Poi puoi togliere il mantello, puoi mettere il mantello, come anche le mie maschere, alcune sono interscambiabili, cioè il cappello è una cosa, puoi cambiarli. I cappelli, per esempio, sono stati usati anche per servizi con alta moda. Sì, vuoi ricordarci le tue collaborazioni con Mila Schön, Sì, Valentino e è stato altri? usato dal fotografo Mauro Balletti, che è il fotografo di Mina, per un servizio su Bazar per recuperare un po' la moda dei ballon tête, che erano i cappelli che portavano le signore abbinati a abiti da sera durante il carnevale. Quindi sono cose che sono servite in tanti modi diversi, cioè non vengono costruiti per la sfilata o per carnevale e basta, no, sono costruiti con la possibilità di diventare altro. Ci hanno fatto calendari, un buon fotografo di fama, ne ha fotografate anche abbinate a donne più o meno svestite, ma con grande classe. Fu il primo che È un tema fotografò. che si presta a tante interpretazioni. Sono stati creati, cioè anche scenografie le ho usate, cioè sono create per spettacolo, per convention, cioè a volte mi danno un tema e poi io invento lo spettacolo, oppure in base al luogo dove sono, tipo, è una volta che con te in un castello o al lago qualcosa, creo uno spettacolo che sia in sintonia con il luogo. E questo nasce probabilmente del mio amore per Venezia, per cui le mie maschere sono comunque create per Venezia, per la luce, per i riflessi d'acqua, e quindi non sono nate per essere isolate, ma per essere inserite in un contesto anche architettonico. Ma in effetti è stato riferito da più commentatori che sembra di essere a Venezia nel momento in cui ti presenti con le tue maschere, con i tuoi costumi. E anche sui costumi vorrei che tu accennassi che sono tutti materiali di recupero, I innanzitutto. costumi, diciamo, alcuni veramente che hanno anche sfilato, sono stati fatti addirittura con materiali anche poveri, plastiche o quei materiali che Ma hanno un usano. effetto eccezionale Poi però. quelli, però, i costumi io non li faccio perché non sono sarto. Cappelli e maschere, tutta roba solo mia. Gli altri però li disegno e ho delle amiche che mi aiutano, una sarta, tipo recentemente in una molto brava che mi segue, la mitica Elie, e poi ma li creiamo, li adattiamo, li inventiamo, solo che poi sono fatti magari su misura sulle ballerine, quindi poi non posso noleggiarli perché o è quel fisico o è quel fisico. Quindi sono tutte cose che rimangono poi, che sono difficili da commercializzare. Vediamo adesso un altro filmato inerente a una delle tue esibizioni in Piazza Vecchia. Ecco, questa ci tengo molto perché è stata una collaborazione con un coreografo bergamasco che ha lavorato anche con me. L'abbiamo fatto in Piazza Vecchia a nostre spese, non ce l'hanno fatto rifare. I turisti erano contentissimi, perché le mie cose, tipo d'estate, si prestano ad animare una piazza, una città, qualcosa. Poi, a ver, come ci sono dei misteri e illusioni che io non capirò mai. Quindi una motivazione non ci è stata Qui, data. ecco, l'idea del coreografo, che poi è lui il ballerino, Sei vicino alla fontana del Contarini però lì. di inserire le luci nelle maschere.
che poi è diventato, ha partecipato a Ghost Talent, Italian Talent, cioè è stato, adesso sta girando anche il mondo, però è il classico bergamasco che deve emigrare per... E sicuramente Luca Rapis. Luca Rapis. Sono sicuramente immagini emozionanti che ti danno anche la dimensione della fatica che naturalmente ti trovi ad affrontare, perché la creatività non è di tutti i giorni, è di alcune persone, di certi momenti. Nel presentamento è una cosa vera che nessuno si rende conto, che sono anche sacrifici. Ho tanto tempo perso, giornate intere, periodi, ricerche, qualche delusione perché c'è stata, promesse che poi non sono state mantenute, cose così. E la differenza, adesso non è che voglio considerarmi un grande artista, ma avere l'animo artistico, che tu per fare queste cose puoi anche soffrire, sei alla ricerca disperata di un equilibrio che è dentro di te ma non sai bene cos'è. I dilettanti, lo dice la parola stessa, si divertono, si dilettano, fanno un'ottima cosa di socialità, però a volte mi è capitato di lavorare con grandi personaggi tipo Maurizio Scaparro, oppure questi personaggi della moda, molto più semplici, di ragazzotti che magari perché fanno la sfilatina nei paesi o la commediola per la zia e i nonni che se la tirano da matti. Cioè, divertirsi è un conto. Creare a volte è sofferenza. Quindi tantissime delusioni e tantissime amarezze. Ma le ho avute, poi sai, come anche adesso. Un giorno ne hai una, poi il giorno dopo ti arriva una buona notizia. Alla fine dici, vabbè, e la vita è così, ed è giustamente che deve essere così. Sono io che poi sono un po' ipersensibile alle... Ma l'ispirazione, da dove nasce l'ispirazione nel creare oltre nuove maschere, nuovi spettacoli? Perché adesso i nuovi spettacoli, ti dico la verità, mi nascono da fuori. Tu mi dici, ho questa convention dove noi programmiamo l'acqua, perché poi ho fatto anche la pubblicità per la Norda, perché ho finito per creare delle maschere con i tappi stessi delle bibite, creando però una cosa estremamente raffinata. Oppure c'era per esempio una mia delle convention per la cassa edile, che uno dice cosa fai con la cassa edile? Creai dei mantelli con quello che usano proprio per proteggere le impalcature, perché uscivano questi ragazzi con questi mantelli, poi li aprivano e sotto erano diciamo un po' più sexy. Però riuscire a creare, e poi uno di questi mantelli l'ho portato anche a Venezia quest'anno, perché poi con la luce diventano, sembrano chissà che cosa, il gioco è anche quello, far credere che tu hai addosso un abito prezioso, quando in realtà è plastica, ed è il vero spirito del teatro, l'illusione. Cioè, se tu vai in scena con un abito preziosissimo, a parte il fatto che da lontano, lo si nota. Nessuno ti vede, nota, certo. Il gioco è illudere la gente, guarda io con un po' di plastica cosa ti faccio. Ma a breve hai qualche programma? C'è qualcosa, ma non lo dico. Non lo vuoi dire per scaramanzia. È una grossa illusione, ma comunque mi aiuta a sopravvivere. Beh, l'importante è credere in quel che si fa. Adesso però c'è una cosa che ho già prenotato. A fine settembre ci sarà una mostra in Sala Manzù, un po' sui miei... Ecco, una collaborazione strana, perché io vedo l'associazione, posso, poi è una buona collaborazione con la provincia. Ma posso, collabori anche col Ducato di Piazza Pontina, se non vado errato. Nel Ducato sono anche cavaliere e gli splendi, quindi collaboro in redazione. Che è la redazione, sì. E con la redazione, con articoli, non sempre, non su di me, recensioni d'opera, per cui il Donizetti adesso mi dà gli accrediti e sono contenti, su tutto, sul jazz, sull'opera, sulla prosa. Poi a volte faccio fotografie, quindi col Ducato ho una buona fatica. Invece parlavo prima con la provincia. Ecco, farò una mostra e abbiamo deciso che il primario della clinica San Francesco, il dottor Previtali, durante il Covid ha avuto dei grossi problemi, proprio malato, si è messo a dipingere. Io per 2 anni sono stato più o meno recluso e ho fatto dei disegni un po' più cupi del solito, non le solite dammine e così. Abbiamo deciso di fare una mostra in cui
raccontiamo un po' la nostra sensibilità in quello che è successo. Poi invece alcune sale le userò per festeggiarmi con le foto che abbiamo fatto quest'anno per il carnevale. E questo è un progetto sicuro. Poi ci sono altri. Che non vuoi svelare. Però nel frattempo ci vediamo a un altro tuo video che gentilmente ci hai portato, che riguarda un omaggio alla tua persona, se non vado errato. Ah, questo è simpatico perché questo fotografo venne a casa mia con una modella che, avendole spiegato che casa mia è un po' particolare, lei stessa si mise in un modo molto particolare, quasi felliniano. Io all'inizio rimasi un po' perplesso, ma questa ragazza interagì con le maschere con una magia che a me rimase, infatti ho un debole per Cinzia, rimasi stupito, ma tutta questa interagire fu tutta, diciamo, nata tutta da lei. E a me piace lavorare con persone che mi portino qualcosa di diverso, cioè che il mio lavoro lo vedano in modo diverso. Quindi è stata lei la tua musa ispiratrice Ma praticamente. per questo video è stata lei. E hai intenzione ancora di riproporre? No, è molto bella, è gradevole. Ma guarda che noi c'era il fotografo e io dietro, ma rimasi allibito, prendeva lei gli oggetti, le maschere che sono disseminate in casa mia e poi questo anche al suo vestirsi assurdo interagì perfettamente con casa mia che i maligni chiamano Vittoriale 2. In attesa della tua Io dipartita. sono un po' decadente, raffinato. Ah, poi sono una persona semplice, non è che vado in giro con. Tu mi conosci. Ho un po', forse essendo dei gemelli, è proprio questo. Cioè, Franco, che è l'uomo che ha avuto una ditta, che ha lavorato, molto chiuso, molto timido, e questo Franz, che è Molto leggermente un esuberante. po' più esuberante. Purtroppo non vanno d'accordo, che uno è la palla del piede all'altro, però forse tengo i piedi per terra, perché sì, mi esalta al momento, poi c'è quell'altro che tira la giacchetta, tondet. Dondete, ecco, se no al Ducato mi sgridano. Ti recuperano. Comunque adesso ci prendiamo un momento di pausa e Sì. naturalmente riprenderemo ancora con Franz Cancelli le sue creazioni, le maschere, i costumi, i bozzetti. Una storia lunga 40 anni, una scuola di vita, di arte, di cultura e soprattutto di leggerezza, perché in un momento in cui si parla solamente di cose tristi, dopo 2 anni di Covid, stiamo vivendo una situazione allucinante che nessuno di noi avrebbe voluto, è giusto anche un po' sollevarci lo spirito con opere che ci ricordano un momento magico dell'anno che è il Carnevale. Ci vediamo tra un momento, grazie.